Il mondo, ma senti come lei pure tu. Siamo già schedati. Vieni per la persona seria. Vado a buscare. Si deve lavorare molto sui giovani perché vengano formati all'educazione civica, termine che abbiamo dimenticato purtroppo. Educazione civica non significa parlare solo di quello che è l'assetto, di quello che è l'assetto, prima veniva così intesa, della nostra Repubblica, di quella che è la nostra Costituzione, eccetera, ma si deve quotidianamente operare perché i nostri giovani si formino alla cultura della legalità, alla cultura della partecipazione, perché guardate, uno dei grossi rischi è il disimpegno. Se non c'è la partecipazione della società civile alla vita del paese, anche in termini di controllo dell'operato di chi è chiamato a responsabilità pubbliche, è difficile riuscire a costruire. Io però credo molto, e d'altro canto l'esperienza che ho avuto a Crotone, che non è un territorio poco complesso, insomma, che presenta delle caratteristiche per certi versi molto simili a questo territorio, lavorando in sinergia con il terzo settore, un volontariato che ho trovato lì molto molto attivo e molto forte, e con le istituzioni, si è riusciti a ottenere dei risultati apprezzabili. Certo, nessuno ha la bacchetta magica. Qui so che il prefetto Latella ha lavorato molto, moltissimo, tant'è vero che è riuscita insieme alla Federazione Anti-Racket Italiana a costituire anche a Foggia un'associazione. Ovviamente si deve lavorare con il volontariato serio, perché in ogni settore bisogna avere prudenza e approfondimento nella valutazione della genuinità delle finalità perseguite.